Vai. Vedo la squadra ospite entrare in campo accolta da disapprovazione la torcida rossoblu della Nord. Vedo la squadra rossoblu assieme alla terna arbitrale accolto dal solito caloroso tifo del Rione. Vedo dopo alcuni minuti di gioco un'azione travolgente di De Maria che dalla fascia apre sulla corsia opposta dove Mastro Monaco con un trenino in corsa per il dirompente Zaniti che di testa fa compiere al portiere Visco con un intervento che toglie la palla destinata all'angolo alto della sua porta. Vedo una giocata impostata da Letturi, apertura verso Esposito, tocco per Pitarrisi, valutata per Reginaldo e staffilata che si fila alla destra della porta di Chiorra. Vedo una combinata di Marsili Civelli smistata a Giovinco che serve Zaniti a livellare, chiuso con fallo di guerra e punizione dai 20 metri. Sulla battuta Marsiglia e Giovinco pronti. Giovinco piazza una staffilata precisa con parabola velenosa e gol. Vescovo impotente. Boato allo Iacovone. Giovinco porta in vantaggio rossoblu. Siamo al 24esimo ed il fantasista è esultante per il suo ottavo sigillo. Azioni immediate dopo 5 minuti, articolata con De Cristoforo e Tettori. Palla ad Esposito. Lancio in aria per Pitarrisi, tuffo del Melandrino, l'arbitro fischia e mostra il giallo all'attaccante. Simulazione. Marsili, dopo una deviazione subordata da Furia di Giovinco, va al corner e sulla parabola velenosa spizzicata di testa di Civilleri e sul secondo palo colpo di testa di Riccardi, deviazione miracolosa del numero 1 Lucano. Ultimo minuto del primo tempo, sgusciante Mastro Monaco in azione che innesca la triola. Controllo e cross pennellato da limite fondo. Incornati di Saraniti, spigolo del palo destro e brividi per Visco. Duello personale con il rossoblu. Vedo al nono della ripresa una magnifica azione alla mano, stile rugby del Tardo. Marsili apre per Mastro Monaco. Doppia finta, saltato il suo avversario, diretta e palla a Giovinco, toccato dal difensore e caduto nell'area lucana. Calcio di rigore. Alla battuta Saniti che fintando piazza la sinistra del portiere Visco, la palla del 2-0. Vedo un nuovo attacco a pochi minuti dalla fine di rossoblu Lucani. Esposito scambia con Dettori, palla lunga, Reginaldo la stoppa, si gira e controcrossa per Gerardi che al volo piazza una bordata che Chiorro, allungandosi di piede, devia e Benassai la rilancia in avanti. Fischio finale con arbitro Vincentino Bordin e il Tarno vince. Abbraccia il suo pubblico, si sono acclamati tutti, in particolare i Beniamini, Saniti e Giovinco. 2-0, Saniti e Giovinco Matador. Testa alla Turris per una vigilia di Natale, vietato ai deboli cuori. Alla prossima, forza tanto, cuori palpitanti rossoblu. Buona serata.